fascino di una storia che non potrà mai tramontare e che segna un percorso di profonda verità per la comunità di Campomarino e del Basso Molise, nelle considerazioni di storia ed archeologia sulla necropoli di Marinelle Vecchie, inserite scrupolosamente nel testo a cura del docente universitario Gianfranco De Benedittis e di tutta una squadra di esperti, emerge un quadro storico di grande prestigio che ha riscosso l'interesse anche della platea intervenuta alla presentazione del volume. Sul fiume Biferno, ancora utilizzato nell'anno 1000, era presente un ponte, c'era anche un'arteria che seguiva la linea della costa. Esiste un'area archeologica vasta tagliata in due dal dosso della linea ferroviaria. Più ad est le ricognizioni hanno evidenziato una diffusa presenza di materiali archeologici tipici di un'area abitativa. Sono tutti elementi che emergono dagli scavi realizzati da una squadra di esperti tra il 2009 e il 2010. La scoperta di tombe antichissime ha permesso di ricostruire altre fasi dell'evoluzione del territorio. Esistono resti che hanno spinto gli archeologi a pensare che ci sia stato anche un evento traumatico, distruttivo, che abbia annientato edifici. Come ha detto nel suo messaggio scritto inviato agli intervenuti il presidente della regione Paolo Di Laura Frattura, tutta questa storia è una fortuna che permette di scoprire altre fortune. La cultura quindi sempre in primo piano, con la possibilità di essere legata, come ha evidenziato l'assessore di Campomarino Giuseppina Occhionero, anche al turismo, un binomio che per...